Salve a tutti e benvenuti, ben ritrovati in questo video. Sì, perdonatemi, ho fatto un po' di assenza, però eccomi qui. Oggi volevo andare a provare qualche novità, almeno per me. Vi ricordate tempo fa, anche su Instagram, vi ho detto che c'è stata una situazione con un pacco di tarte che ho ordinato dal loro sito. Un po' di tempo fa hanno fatto un pacchetto speciale con 70 euro e 7 prodotti, quindi io ho deciso di acquistarli ovviamente, però ho avuto qualche problema con la dogana e niente, oggi andiamo a provare qualche nuovo prodottino, vi parlerò anche un po' di questa situazione. Eccoci qui, quindi oggi andremo a provare delle novità Mesauda, come per esempio la Golden Roses. Ok, non è proprio una novità, però per me lo è. È una palettina molto molto versatile, a parte il pack che è meraviglioso, questo nero opaco e questo oro rosa, bellissimo. Poi il range colori mi piace davvero molto. Magari l'avrete già vista, ma il range colore è veramente meraviglioso perché potete ricreare davvero qualsiasi tipo di look, dal più sofisticato a quello più, diciamo, semplice e da tutti i giorni. Avete un nero per poter scurire, avete dei colori di transizione, avete degli shimmer, avrete davvero di tutto qui dentro, potete fare qualsiasi cosa. Poi andrò anche a provare uno di questi nuovi rossetti liquidi, sempre di Mesauda. Le colorazioni sono queste. Non so se le stia mettendo a fuoco, comunque. Sono queste. Una è Drama, è la 124, che è questo rosso marrone, molto scuro, bellissimo a mio parere. Se riesco a farlo. E questo qui ve li farò vedere comunque anche su Instagram nei mini look che farò e nei mini video, quindi se non lo fate seguitemi anche lì dove sono ai social dove sono più attivo. Poi abbiamo le altre colorazioni come questa di qua che è Soul nel numero 125, che è questo altro colore meraviglioso, malva, rosa, rosato, non lo so ragazzi. Vi ho fatto anche gli swatch su Instagram quando mi sono arrivati, completamente innamorato, sono bellissime. Poi abbiamo Latte, che è il 119, che è questo colore nude, diciamo un po' smorto, che a me piace tantissimo. E l'ho già provato, diciamo per i fatti miei così, è lo stesso colore delle mie labbra, se non leggermente più chiaro. Poi abbiamo Eccentric, che è il 126 ed è questo colore, sempre rosato, anche questo meraviglioso, freddo, bellissimo. E poi abbiamo l'ultimo, ma non per importanza, perché a mio parere è quello più bello, che è Sultry nella tonalità 128, che è questo rosso fuoco intensissimo. Ragazzi, io senza parole, per quanto a me piacciono i colori nude, ma questo rosso mi fa impazzire. E a me personalmente la scadenza di questi rossetti liquidi mi piace male. Poi sono a lunga tenuta, io non, giornalmente non li provo, non li tengo sulle labbra, diciamo non indosso niente, quindi non so realmente quanto durino e se resistono al cibo o comunque queste cose, ma comunque sono di una scadenza assurda e sono matte. Cioè, ma un matte quasi cipriato. Bellissimo, un matte molto particolare. Io avevo già provato questi rossetti perché ne avevo già ricevuto un altro, che è questo, ed è nella colorazione Illegal. Mi piaceva già un casino, poi ho ricevuto anche questi che sono fanno parte della nuova collezione. Potete andarli a trovare sul sito. Sono tutti meravigliosi. Ci sono ovviamente tantissime altre colorazioni. Bene, ma ora a noi vedrete un po' un cambio look, diciamo. Ho abbandonato i capelli blu dopo 3 anni e mezzo. Mi ero sinceramente un po' stancato tra blu, viola, metà blu, metà viola.
Insomma, ogni tanto ci sta a cambiare e siamo ritornati, diciamo, un po' all'origine, anche se non è il mio colore naturale, ovviamente. Io sarò un po' più chiaro, sono biondo, quindi... Ma comunque, vedremo in corso d'opera cosa cambia. Io ho già fatto le mie sopracciglia con la pomade di Mesauda. La mia è la colorazione Ebony 304. E questa è una delle mie pomade preferite, insieme a quella di Benefit, quindi... Ovviamente le ho già anche delineate con il correttore di Tarte e un goccio di crema idratante perché ho la pelle un po' secca ultimamente. E nulla, adesso iniziamo. Ok, vado a fare la mia base dell'occhio con il correttore di Tarte, che è il più chiaro che ho e lo utilizzo principalmente per delineare le sopracciglia, perché è un po' troppo chiaro per me, quindi preferisco fare una base occhio un po' più chiara in modo da far risaltare i colori. E comunque, invece di utilizzare un primer occhi, vado ad utilizzare un correttore che è la stessa cosa. Una volta fatta la mia base occhio, non vado a fare prima tutta la base e poi gli occhi, perché non conosco questi ombretti, non li ho mai provati, quindi preferisco evitare magari di sporcare la mia base con del fallout, anche se potrei fare del baking e poi togliere tutto, però preferisco far così con degli ombretti che ancora non conosco. Tutti i pennelli che uso io sono di Jessup, li potete trovare su Amazon, li potete trovare su AliExpress. Su AliExpress avete una vasta gamma di scelta, più di Amazon, perché su AliExpress, a parte che c'è il rivenditore ufficiale, e poi potete anche trovare questi pacchetti con molti più pennelli, tipo pennelli occhio e pennelli viso. Sì, qua ne manca qualcuno perché li sto utilizzando. Pennelli occhio e pennelli viso, e potete anche trovarli così con questa confezione, che può anche essere un'ottima idea regalo. Sono molto buoni, di buona qualità, non perdono peli e sfumano davvero. Sono stati i miei primi pennelli e non credo li abbandonerò più perché mi piacciono davvero tanto. Ma quindi ora andiamo a noi, vado a prendere la colorazione My Girl dalla Golden Roses di Mesauda e la vado a picchiettare per settare la mia base. Dunque, adesso con questo pennellino sono andata a prendere la colorazione accanto, che è Saga, e la sono andata a mettere tutta la mia piega picchiettandola. Vado a creare la mia base con gli ombretti e poi successivamente andrò a sfumare il tutto. Quindi adesso, sempre con lo stesso pennello, vado a prendere Victoria, che è questo viola qui su, questo viola borgogna. Bellissimo. Tutte queste colorazioni di viola, come penso, lo capite dal mancione e anche dal muro, mi piacciono un casino. Scusa. Una volta aver distribuito un po' meglio il prodotto, vado a prendere il pennello da sfumatura e vado a sfumare ulteriormente, aiutandomi con la prima colorazione che ho utilizzato, ovvero la Transition Shade My Girl, che è questa qui. Una volta aver sfumato, continuo a intensificare e sfumare gli stessi colori che vi ho fatto vedere, utilizzando anche un po' di nero, che è questo qui, è Perception. Una volta fatto ciò, ho anche preso Felicia, che è questa colorazione qui, e ho dato una sfumatura qui su. Io vado a sfumare in modo da sfumare ulteriormente le altre colorazioni che ho applicato. Quindi ho messo del nero, il marrone qui e anche il viola, e adesso con questo colore pescato rodato sono andato a sfumare ulteriormente.
Adesso, siccome non ho toccato la mia palpebra mobile, voglio andare a mettere panico. Vorrei andare a mettere questi shimmer che sono ballerina, questo qui, che è questo shimmer sul viola per, diciamo, unire la parte esterna con la parte, la palpebra mobile con la palpebra fissa, ecco. E poi vorrei applicare, mamma mia, cioè no, mamma mia, cioè, ma questa colorazione qui si chiama mamma mia. E metterla qui al centro per creare il mio tocco di luce, per creare il mio... Vabbè, mi avete capito. Vado a prendere con il polpastrello, quindi col dito, che gli shimmer rendono molto di più con le dita, ve lo assicuro. Col pennello perdono molto, a meno che non dovete fare una cosa molto precisa, però. Vado a prendere ballerina. Lo vado a picchiettare qui. Non vado a crearmi la mia base con con il correttore perché comunque già sotto c'era e comunque non ho toccato con gli ombretti, non ho toccato la mia palpebra mobile, quindi il colore attacca comunque. Trucco che ho completato, dopo andrò a fare la rima ciliare inferiore, ma per ora passiamo al resto della base. Allora, mistero del pacco di Tarte. Mistero. Io lo chiamo mistero, comunque è stata una cosa che non mi è mai capitata, quindi per me è stata una cosa abbastanza strana. Ho ordinato questo pacco di Tarte come vi ho già spiegato, quindi c'erano 70 euro con 7 prodotti all'interno, quindi ognuno 10 euro. E comunque era molto molto conveniente, visto che ogni prodotto non costa 10 euro. Per esempio, io ho preso il fondo ne costa una quarantina, se non sbaglio, 10 euro di fondo. Ok, io ho preso questo qui idratante perché appunto sentivo che un po', diciamo, un po' di tempo fa avevo la pelle ancora più secca di come l'ho ora, quindi ho scelto di prendere un fondo idratante, anche se il mio fondo preferito rimarrà sempre quello di MAC, però nonostante quello sia effetto matte, non mi secca la pelle. È una cosa molto positiva del mio fondo preferito in assoluto. Adesso sto testando questo, l'ho provato poche volte, non ci sono usci ci sono uscito una volta per vedere come si comportava per un paio di ore ed è andato ok. Devo provarlo un po' più avanti. Quello di MAC sono riuscito a fare 19 ore, sì, esattamente. Con il fondo di MAC sono riuscito a fare 19 ore di make-up su senza essersi rovinato. Giusto, giusto, è andato un po' nelle pieghette qui perché le rughe di espressione, rughe, se posso chiamare così, i segni di espressione sono andati un po' qui e basta perché poi è rimasto perfetto tutto il giorno matte e non si è lucidato. Ovviamente dipende anche dagli altri prodotti che utilizzate, però se il fondo è buono vi assicuro che vi dura. Poi, sempre da Tarte, ho preso un mascara che oggi ovviamente andiamo a provare. Ho preso un eyeliner, questo di qua in penna che mi mancava. Ho preso l'illuminante che oggi andremo a mettere e poi ho preso un primer siero viso che se riesco a questo qui è un siero illuminante. Siero o comunque un primer, l'ho utilizzato però non con il fondo di Tarte perché il fondo di Tarte è già idratante quindi non vorrei che poi mi si lucidasse troppo, l'ho utilizzato con il fondo di NYX. Questo qui, il Total Control, che è stato uno dei miei preferiti, ma adesso sinceramente è un po' troppo secco perché prima con la pelle molto più grassa. Adesso è mista, tendenzialmente secca. Mista, sì. Normale, tendenzialmente secca. Quindi è appunto mista. E poi ho preso questa lip paint, che non andremo a utilizzare oggi perché è un colore bellissimo, però l'ho utilizzato nel look di Capodanno, che... Se mi seguite su Instagram l'avete già visto sicuramente, che questa colorazione è bellissima, rosso bordo scurissimo, viola, non lo so, come colore è meraviglioso e vi dura assai, si asciuga immediatamente. Quindi penso di non aver preso più niente. Sì, 1, 2, 3, 4, 5. Mancano due prodotti, non lo so,
Vabbè, comunque, se mi viene in mente qualcos'altro, qualche altro prodotto che ci ho buttato qui in giro, ve lo dirò. E quindi, a mia sorpresa, mi è anche arrivata una palette. Ok, il pack era questa. Questa palettina qui, molto molto, diciamo così, estrosa, non lo so. Questo pack sinceramente non mi fa impazzire, però va bene. Con questa ananas qui al centro, diciamo, perché ho visto che ce n'è di diversi, di diverse palette così, diciamo, penso che siano tutte con i frutti, e all'interno è fatta così. Ci sono tutti gli ombrettini al centro, qui ci sono, abbiamo un rossetto, un mascara e un eyeliner, e da questa parte abbiamo blush illuminanti, se non sbaglio, sì, blush illuminanti, sì, e anche una terra illuminante. Poi comunque la utilizzerò sia qui su Instagram che ne farò sia qui su YouTube che ne farò il video, sia su Instagram il mio video. La utilizzerò e poi realizzerò appunto dei look. Un'altra cosa che appunto ho preso è stata questa pochettina da mettere tutti i prodotti all'interno e da portare via, visto che non avevo, o come una che si era rotta. Ho preso anche questo pacchettino perché c'era questa. Ho avuto una fortuna assurda perché inizialmente non c'era, non c'era più questa nera, perché sicuramente qualcuno l'avrà messa nel carrello. Dopo un paio di ore io ero convinto di non prenderlo più questo, diciamo, pacchetto. Poi è tornata, diciamo, disponibile perché qualcuno evidentemente se n'è pentito e niente, l'ho presa io. Questo pacchettino ci ha messo un bellissimo mese ad arrivare. Sì, esattamente, ci ho messo un bellissimo mese. Nel frattempo vado ad aprire il mio fondo, lo vado ad applicare sempre con la spugnetta di Tarte. Prima però con il correttore di LA Girl, questa di qua è una tonalità pescata per andare a correggere, diciamo, le mie occhiaie. Quindi stavo dicendo, ci ho messo un mese ad arrivare. Voi direte, e perché ci ho messo un mese? Sì, ok, arriva dall'America, però va bene, diciamo, ci sta, ci vuole del tempo, ma non più di un mese, ragazzi, non esiste, cioè, un mese, no. Comunque, sta di fatto che io sul sito di Tarte mi dava sempre che quel pacco era ancora in America, era bloccato in America e non sapevo perché. Sul loro sito, appunto, il tracciamento della spedizione dava sempre che era in America. Dopo un mese, mi è arrivata a casa... appunto, diciamo, una lettera appunto dalla dogana, e nulla, ho dovuto compilarla io. Per me è stata la prima volta, quindi non sapevo cos'era successo, perché c'erano scritte tutte le tipo clausole che non importava prodotti tipo di animali che non utilizzavano qualcosa della foca, non lo so, c'erano cose strane. Chi ne ha già avuto esperienza l'avrà letta, quindi io ero un po' tipo ok, mi sono documentato e ho letto che capita quando le cose vengono esportate da fuori, quindi da oltreoceano, e quindi niente, ho compilato e dopo una settimana, quindi è passato in tutto un mese e po' più di una settimana, perché il tempo che la lettera è arrivata, loro hanno sbloccato il pacco, me l'hanno mandato, è passato un po' più di una settimana che era bloccato all'aeroporto di Milano. E nulla, il tempo che l'hanno sbloccato mi è arrivato, ho dovuto pagare 25 euro per questo pacco per averlo, ma va bene, ci sta. Ho preso le cose, diciamo, già scontate di loro, quindi non mi sono lamentato più di tanto, perché alla fine ci ho guadagnato comunque, visto che, per fare sempre un esempio, il fondo costa 40, l'ho pagato solo 10. Anche gli altri prodotti, non c'è nessun prodotto che sia costato 10 euro realmente, che è in commercio a 10 euro, quindi diciamo che mi è andata bene. Ecco, se avessi pagato tutto a prezzo pieno, sinceramente, ci sarei rimasto un po' così. Poi mi piace perché l'applicatore è con un correttore. E a me questi applicatori così mi piacciono un casino. Li trovo molto, molto più funzionali. Cioè, io esco il prodotto e lo distribuisco. E dopodiché lo vado a stendere con la mia Beauty Blender. Mi piacciono davvero tanto i pack fatti così. E mi piace anche tanto questo fondo. È idratante, sì, però non lucida la pelle. Lo testerò sempre meglio e poi vi farò sapere. Nel frattempo mi sono anche arrivati altri prodotti da Wonder
Chew Cosmetics, che ancora non ho provato, ma proverò. Ho protestato solo la cipria, mi piace tantissimo, ora ve la prendo, ve la faccio pure vedere. Perfetto, sono andata a stendere il mio fondo e ho sfumato ovviamente. Adesso vado a settare tutta la mia base con il mio mix di ciprie preferite. Ho mischiato questa qui di Make Up Revolution, che è la banana. Ho messo questa, la polvere di riso. Ho messo un po' di questa, che è la NYX Banana, che ho distrutto in pratica. Ho messo un po' di questa, che è la Puro Bio, l'indissolubile. Non sono ciprie in polvere libera, però le ho, diciamo, grattate e ne ho messo un po'. Che quella di Puro Bio è la mia cipria preferita in assoluto, però ormai è finita, non riesco neanche più a prelevarne. E poi ho messo una cipria che non mi piaceva perché era troppo rosa, e quindi per bilanciarlo ho messo più banana ovviamente e meno di quella, e ho fatto questo mix di cipria che per ora mi piace un casino, mi leviga la pelle e la lascia matta per tutto il giorno, quindi l'ho resa, diciamo, tutta in polvere libera. Ne vado a mettere un po' nel tappino. E con la mia Beauty Blender solo ed esclusivamente, che utilizzo solo ed esclusivamente per la cipria, vado a settare la mia base. Madonna, se si rompe dal fondo imprecavo tutte le madonne. Di certo un video senza combinare danno non lo riesco a fare. Quindi vado ad idratare un po' le mie labbra con questo olio. È il Wonder Kiss Satin Lip Oil. Ha questo scovolino che è comodissimo. Il pack è tutto bianco opaco con queste, diciamo, labbra qui su stampate lucide. L'olio mi piace un casino, ve ne ho già parlato appunto nelle stories, però ve lo dico anche qui, mi piace davvero un casino. Idrata moltissimo, lascia le labbra morbide ed è una perfetta base per poi i rossetti liquidi. Adesso andiamo a fare un po' di contouring prendendo la Olympia Palette di Murak, che da quando l'ho comprata non faccio altro che utilizzare solo questa. Io adoro le terre fredde. Le terre fredde. Io adoro le terre fredde. E queste sono quasi... quelle che utilizzo io sono queste, ovvero Hypno, Morfeo e Thanatos. Sono tutte e tre terre fredde. Qua abbiamo qualche terra calda, che poi utilizzerò d'estate, perché comunque le terre un po' più calde d'estate mi piacciono, però prediligo, diciamo, quelle fredde, e quindi principalmente andrò ad utilizzare questa e questa, quindi Hypno e Morfeo. E niente, scolpiamoci le gote. Perfetto, ho fatto anche un leggero contouring al naso, ho fatto il mio contouring qui perché il contouring dove si fa? No, io sempre molto intelligente, scusatemi, quando mi prende così è finita, perché farò tutta la giornata così a essere dislessico e non riuscire a dire una parola giusta. Adesso vado a picchiettare, a rimuovere un po' dell'olio che ho messo e andiamo a applicare la tinta labbra.
Ok, le mie labbra sono leggermente secche, quindi magari non renderà al massimo, ma comunque andiamo ad applicare una delle colorazioni. E ora il problema è andare a scegliere quella che mi garba di più, anche se penso di aver già scelto, perché io. Allora, una tra Soul e Eccentric, che è la 125 e la 120, una delle due, sono queste qui. La vedete? Ora non so quale andare a scegliere, forse Soul. Forse sì. Forse sì. Soul, andiamo per Soul, casomai la leggo. Quindi andiamo ad applicare. Farò un overline un po' più larga, ragazzi. Perfetto, io adesso finisco il look. Vado a mettere Giga Finta mascara. E ci rivediamo alla fine. Ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Questo è il look completo, l'avrete comunque già visto. Volevo fare una precisione, come ciglia finta, volevo spiegarvi, volevo dirvi, te l'ho detto. Ho messo le ciglia finte di Kukla, sono le mie preferite, ormai su Instagram ve ne ho parlato allo sfinimento, sono le mie preferite, le amo. E queste di qui sono le Yukiko, Yuchiko, come dir si voglia, non lo so dire. Quindi queste sono le ciglia, sono bellissime, effetto naturale, sono pelo per pelo in 3D, ragazzi, sembrano ciglia vere. Sono le mie preferite, ormai lo sapete, ve lo ripeto sempre, quindi questo comunque è il look completato. Un'altra cosa, volevo fare una precisione su questa paletta che mi piace davvero molto, penso che si sia già capito. Proverò a ricreare un look molto più strong. Voglio vedere le sue potenzialità e dove riesce ad arrivare, perché penso che sia davvero un jolly quando uno non sa cosa fare. E come setting spray ho utilizzato questo di qui di Revolution, lo Hyaluronic Fix. Nulla, questo è tutto. Vi ricordo sempre di seguirmi, di commentare, lasciare un like, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina. Spero che presto poi io possa portare più video. E nulla, alla prossima.